siccome voi che veniva via terra a Međugorje, stava forse 10 ore in più in Pullman, perché dal Trieste fino a Međugorje non c'era neanche un mezzo di autostrada. Cioè voi dal Trieste fino a Međugorje avete avuto una strada bellissima, sì, larga. Sì. E quelli che sono arrivati tanti anni fa a Međugorje, stando 40 ore in Pullman non è facile, e mi hanno raccontato che quasi tutti dopo Trieste cominciavano a pregare in Pullman: cara Madonna, potevi scegliere un posto più vicino, a questo punto. Ma tanti hanno sentito la pace, non hanno sentito la stanchezza del viaggio quando sono arrivati davanti a questa chiesa. È un mistero quello. E sei seduto 40 ore in Pullman, vieni qua, vai davanti alla chiesa, dopo dove dormire? Mica erano alberi di 4 stelle come adesso. Voi siete arrivati ieri, ognuno di voi ha il suo letto, la sua camera, il suo bagno, vero? Sì. Si mangia bene, già tutti ingrassati qua. Invece chi arrivava anni 80 in Međugorje non aveva l'albergo a 4 stelle, ma aveva l'albergo a 1000 stelle, perché dormiva sotto il cielo aperto. Era così. Se volevi un albergo dovevi andare al mare, dove era l'albergo? Qua non c'era nulla. Qua non c'era nulla. E cosa facevano? Bussavano nelle famiglie. Io abito sotto il Križevac e so molto bene che tante volte che i sacerdoti scendevano con i giovani dal Križevac, bussavano a casa nostra perché chiedevano qualcosa di mangiare. Non è che avevi i ristoranti, un giorno puoi fare digiuno, secondo giorno puoi fare digiuno, ma terzo hai fatto. E da noi c'è una tradizione: quando arriva un pellegrino si offre quello che hai. Avete già capito che si mangiano tanti patate da noi. Un po' di carne, un po' di formaggio, tutti contenti. Invece io sapevo, se arriva un sacerdote a casa tua, io devo andare fuori dal mio letto, si prepara per lui, e noi e tutti gli altri hanno dormito e tornavamo a casa. Era così. Ti alzi al mattino, prendi il latte, che da noi ogni famiglia aveva la mucca, aveva le pecore, maiali, così lo dai quello che mangi tu, e andavano via. Noi non abbiamo parlato italiano, loro non parlano croato, come si capiva non lo so. Comunque le persone dopo un mese ritornavano. Perché ci manca quello che hanno trovato qua. È strano per noi, perché qua tutta Međugorje erano 5 bagni, tutta Međugorje, non c'era comodità. E le persone venivano da Belgio, da Francia, da America, che avevano tutto, per noi era paradiso, invece arrivano qua dove non c'è nulla, trovano tutto. E si andava sulla collina e si scendeva, tutti i giorni, tutte le volte. Era così, trovi quello che ti manca. Perché quale motivo siete arrivati voi qua? Qualcuno vi ha chiamato, io credo in questo. E sappiamo molto bene chi è. Noi non abbiamo dubbi che questo è vero. Perché vi racconto i primi giorni. È normale, quando hai sentito, credo anche voi, quando avete sentito prima volta per le apparizioni, non avete capito cos'è. Come il nostro padre, come non ha capito Padre Oso. Neanche noi. Io prima volta quando ho sentito che alcuni ragazzi che vanno con te a scuola, Ivan andava a mia classe, adesso parlano con la Madonna, come potevi capire o credere questo? Abbiamo pensato che hanno portato una nuova droga, che si parla anche con la Madonna, una cosa normale. Ma pian piano, quando capisci cosa succede, e non hai dubbi. La parrocchia da noi è molto semplice. 1892 hanno formato quella nuova parrocchia, che aveva 5 paesi, era piccola, 800 abitanti, e hanno dedicato a San Giacomo. Unica parrocchia dedicata a San Giacomo nella Bosnia e Erzegovina è quella di Međugorje. E perché proprio lui? Abbiamo capito 89 anni dopo. Perché? Perché 89 anni dopo, 81, è apparsa la Madonna, arrivano i primi pellegrini, e lì abbiamo scoperto che San Giacomo è protettore dei pellegrini. Chi sapeva che proprio questa parrocchia arrivano tutti qua? Dopo, questa è la vecchia chiesa, che non c'è più. La vecchia chiesa che aveva un campanile, era piccola perché non serviva una chiesa enorme, che bastava per la parrocchia. C'era dove adesso c'è la rotonda lì, vicino alla chiesa. E cosa è successo? È successo che nel 1934, dopo un terremoto, non si poteva più celebrare la messa dentro e per forza dovevano cominciare una chiesa nuova. 1936 hanno fatto i fondi, hanno cominciato a fare quella nuova chiesa. Dopo è arrivata la guerra, dopo la guerra i comunisti non davano il permesso di finirla, e soltanto anni 60 i francescani hanno avuto tutti i permessi, hanno cominciato i lavori, e il 21 gennaio 69 hanno fatto la messa, hanno consacrato la chiesa.
chi arrivava a Medjugorje prima dell'81 chiedeva come mai avete fatto una chiesa così enorme, perché non serviva per una parrocchia che era piccola. Invece dopo 81 chi arriva a Medjugorje chiede come mai avete fatto una chiesa così piccola, perché non ci stanno tutti dentro. Tra qualche giorno, 26 luglio, comincia il Festival dei Giovani. Ogni anno, dall'1 al 6 agosto comincia, e quest'anno è diverso, perché siccome c'è a Portogallo, per l'incontro con Papa, hanno spostato una settimana prima, dal 26 al 30, qua a Medjugorje non si trova un letto libero, con tutti questi alberghi che ci sono, sarà tutto pieno. E tutti, quasi tutti giovani, o meno giovani. Comunque è bello vedere che se vai alle 5 del mattino, piede della montagna, quante coppie, quante famiglie, quanti giovani vanno sulla collina prendendo il rosario in mano. Su Christmas, tutte le sere si va. C'è il programma dietro la chiesa, una cosa bellissima. Già 42 anni arriva da Medjugorje. Perché è così grande, abbiamo capito quando siete arrivati voi. Adesso è piccola la chiesa, meno male che adesso c'è il programma dietro la, c'è il programma che si fa dietro la chiesa, c'è l'altare esterno, così tutti quelli che arrivano c'è spazio per loro. Ma pensate un po', per Capodanno che arrivano tanti giovani a Medjugorje, sempre 10.000 persone ci sono per Capodanno qua, 1.000 forse stanno in chiesa, ma altri 9.000 dove vanno? Qualcuno a sala gialla e altri sotto il cielo aperto, con la bora che c'è qua, con la neve, non è facile. E tutti chiedono come mai non avete fatto una struttura più grande. È così. Ma non lo succede per caso. Anche quella croce che c'è su Križevac, che è alta 8 metri, si va facendo via crucis. Tanti pensano che abbiamo costruito la croce quando è successo che è apparsa la Madonna, invece non era così. Dal 1933 è nata idea, al nostro parroco che è stato a Medjugorje, ha deciso di fare una croce su una montagna, perché erano 1900 anni da quando Gesù è morto, e in tutto il mondo si facevano le croci sopra le montagne, anche in Italia credo. E lui ha deciso di fare una croce e ha scelto quella montagna, che prima si chiamava la montagna dei Melograni, Šipovac. Il marzo 34 hanno costruito la croce, un mese, il materiale che serviva per fare quella croce hanno portato Parcano sulle spalle. E hanno portato anche una reliquia, un piccolo pezzo della croce di Gesù che era inserito in questa chiesa, e hanno fatto la messa, consacrazione. E da quell'anno, fino adesso, sempre una volta l'anno si fa la messa su Christmas, seconda domenica a settembre. Potete incontrare tanti croati, i paesi intorno vengono in piedi e salgono su. E il Festival dei Giovani sempre finisce con la messa su Christmas. Salendo si prega via crucis. Chi arriva prima volta di solito mi fa la domanda se c'è ascensore, come si sale su. Io dico c'è, ma oggi non funziona, dobbiamo salire. È così. Comunque, il posto dove sono state le prime apparizioni è quella montagna dietro di noi e si chiama Podbrdo. Provate a pronunciare. Podbrdo. Podbrdo. Vi ho detto senza grappa non si parla qua. Invece l'altra si chiama Križevac. Allora domani mattina alle 6 si fa colazione, 6:30 già dobbiamo andare lì, perché con questo caldo è un po' pericoloso. Sì, certo. E non riesce neanche a gustare. Per questo è meglio andare prima, salendo sempre si fa rosario e si ferma intorno alla statua che presenta il luogo dove sono state le prime apparizioni. Perché fino al 24 giugno 81 nessuno non andava sulla collina. Su Cristo si andava perché era la croce, a Quaresima tutti andavano a pregare lì, invece qua non andava nessuno, soltanto chi portava le pecore poteva andare su. E cos'è successo? È successo che il 24 giugno 81 era un giorno festivo e da noi quando era giorno festivo, quando era la domenica, era vietato lavorare, parlo durante il comunismo, che i comunisti volevano che si lavora, che la gente non va in chiesa, invece da noi si sapeva se è domenica o se è giorno festivo non puoi. Ecco perché noi ragazzi giovani eravamo felici ogni domenica, perché non dovevi alzarti alle 3 di mattina come ogni altro giorno. Chi abitava in città cosa faceva? Andava al mare con i genitori, invece noi finisce la scuola, le ferie, passavamo in tabacco, lavorare in tabacco. Per prendere le foglie del tabacco devi alzarti prima che esce il sole. Allora ti svegliano alle 3, vai con loro a lavorare fino alle 6, torni a casa e tutto il giorno è firma.
non è che avevi tempo libero. Quante volte ho sognato che piove, che non devo alzarmi, invece ti alzano anche una nuvola e devi lavorare. Ecco, quando arriva la domenica, almeno dormi fino alle 8, fino alle 9, è una cosa bellissima. E dopo devi andare in chiesa. Non è che io potevo dire quando avevo 10 anni, oggi voglio dormire fino alle 2 e non voglio andare in chiesa. Se io dicevo così, che cosa faceva? Ti fa due schiaffi, vai lo stesso. E così si insegnano i bambini quando sono piccoli, che si deve andare. Io non è che potevo scegliere quando ero piccolo. Come diceva Padre Slavko a noi, se voi avete pregato con i vostri figli quando sono piccoli, un giorno, anche se si allontanano, ritornano sempre. Ma se non avete pregato con loro quando sono piccoli, un giorno, se si allontanano, si perdono per sempre. Io credo che la nostra responsabilità dei genitori è quella di trasmettere ai figli la fede ai nostri figli. Perché se perdi quello, che cosa hai dato? Le cose materiali, sapete molto bene che abbiamo regalato ai nostri figli, non si ricordano. Soltanto l'amore o la sicurezza se hanno trovato in famiglia. Ritornano sempre. Se manca quello, cosa fanno? Vanno sulla strada e sappiamo molto bene che cosa trovano lì. Ci chiediamo un po' dove sono i nostri figli o dove sono i nostri nipoti. Sappiamo che i veggenti hanno visto il paradiso, sono stati portati, Vizca Iacob, paradiso, l'inferno, il purgatorio, vuol dire che esiste. E credo che la meta di tutti noi è un giorno finire nel paradiso. Vero? Sì. Ma che paradiso è se ti mancano i tuoi figli? Pensa un po', che tristezza. Per quello io dico che dobbiamo pregare ora per i nostri figli, che loro non si perdano. Ma guardando quella nuova generazione, poi dov'è finito? Poveri giovani. Perché il Satana non è che ti dà libertà. Sapete che una volta Miriana, che abita 100 metri di qua, che ha avuto soltanto un anno e mezzo di apparizione, una volta mentre aspettava che appare la Madonna, è apparso Satana, vestito come la Madonna, e cominciava a dire a lei, segui me, non lei, sarai ricca, avrai tutto quello che vuoi, ti do tutto. E lei dice, avevo forza solo di cominciare a pregare Ave Maria, e quando io ho cominciato a pregare lui è scappato. È apparsa la Madonna e ha detto a Miriana, scusa per quello, ma dovete capire che il male esiste, che il male esiste, e ti sempre trasforma con una cosa bella. Dobbiamo stare attenti. Cos'è successo il 24 giugno? Giorno festivo, si andava in chiesa, tutti. Io abito sotto il Križevac, cioè vuol dire si andava a piedi tramite i campi. Chi abitava qua andava tramite i campi, perché tutta Međugorje erano 5 macchine, non c'erano le macchine. Che chi aveva la bicicletta era già ricco. Il telefono non c'era, pensate un po'. Dove c'era internet o Facebook come adesso tutto. Allora si andava in chiesa, si tornava a casa, il pranzo sempre unito in famiglia si faceva e il pomeriggio dalle 4 in poi sei libero e si andava a giocare al calcio. Io giocavo vicino a casa mia, chi abitava qua andava dove c'era l'incrocio adesso che porta verso queste case, c'era un posto lì libero, diciamo, che era proprietà di zia di Jacob, e chi abitava qua andava lì a giocare al calcio. Ecco perché quando gioca Italia contro Croazia chi vince? No. Pareggiano. Pareggiano l'ultimo tempo, se guardate le partite. Perché da noi era una festa. E non è che tu dovevi chiamare tuo amico cosa facciamo pomeriggio, perché si sapeva dalle 4 in poi si incontrano tutti e si gioca fino a tardi. Come? Femmine venivano, facevano giri intorno a chissà per quale motivo. Mentre i maschi giocavano, loro giravano intorno. Era anche da voi così? Sì. Capite allora perché? Allora, Ivanka abitava a Mostar, Miriana a Sarajevo, altri veggenti tutti qua. E sono arrivate qualche giorno prima Ivanka e Miriana a Međugorje, perché loro andavano a scuola lì e quando veniva la scuola si spostavano qua di stare 3 mesi con i cugini. Cosa è successo? È successo che di solito in quel posto arrivano tutti i giovani dalle 4 in poi e le prime due che sono arrivate erano Ivanka e Miriana, aspettando tutti gli altri, perché loro sono arrivati qualche giorno prima da Sarajevo e non hanno visto un anno nessuno dei cugini. Hanno aspettato, invece non arriva nessuno, perché quel pomeriggio è stata una partita di basket alle 5. Siccome il basket era famoso prima, tutti sono rimasti a casa a vedere sta partita e hanno detto, quando finisce verso 6 andiamo lì. Siccome a Ivanka e Miriam non interessava la partita, loro sono andate prime.
Ivanka sempre racconta così, cioè, siamo andati lì, abbiamo aspettato, non arriva nessuno. Immaginate due ragazze sedute su una pietra in piedi della montagna, che non era come adesso, che erano, adesso sono tanti alberghi, tanti souvenir intorno. Lì era una strada non asfaltata che portava verso il cenacolo, intorno era palla, campo, e lì solo le pietre e i rovi, la montagna. E siccome non arriva nessuno, si alzano loro due e hanno deciso di fare una passeggiata verso le case, così incontrano qualcuno. E Ivanka dice, mentre abbiamo fatto quella passeggiata, in un momento, io non so per quale motivo, la mia testa gira verso la collina. E lei è stata prima di loro sei che ha visto la Madonna. E lei dice, ho visto la Madonna sulla collina, e in quel momento non capivo nulla, invece non volevo neanche dire nulla, invece le parole sono uscite da sole. Ha detto, guarda Miriana, c'è la Madonna sulla collina. E Miriana, quando ha sentito quello, che cosa fa? Andà avanti, dice, che cosa tu parli? Perché quando si sapeva che esiste lui, che esiste Fatima, pensa un po' se può la Madonna apparire. E Ivanka dice, io anche stavo zitta, seguo lei, andiamo avanti 20 metri, incontriamo una ragazza, che è Milka, sorella di Maria, che Milka veniva a quel posto a prendere le pecore. E dice Ivanka, era Milka che quando abbiamo incontrato, guardando a me, mi dice, ma cos'è successo? Perché tuo viso è cambiato, è diverso. Cioè Milka ha visto qualcosa di strano sul viso di Ivanka. E dopo Ivanka cominciava a raccontare quello che ha visto e loro tre ritornano in piedi della montagna. E quando sono ritornati hanno visto tutti e tre uguali. Hanno visto la Madonna sulla collina. Un minuto dopo arriva anche la Vizca. Sapete chi è Vizca? Una dei veggenti adesso. Quella più forte, diciamo. Invece quando lei è venuta, loro tre dicevano, Vizca, vieni, vieni, noi vediamo la Madonna sulla collina. Quando lei ha sentito che loro vedono la Madonna sulla collina, prende le sandale, e dalla paura facendo loro a casa, perché che la Madonna, lei si è spaventata e correndo verso la casa lei incontra Ivan Meggente che guardava la partita con suo cugino. A mezzo tempo voleva andare a casa, mangiare qualcosa in fretta e ritornare a guardare la seconda parte della partita, e Vizzi cominciava a raccontare a loro due quello che ha sentito da loro, e dice Ivanka, abbiamo visto che anche loro tre si avvicinano a noi, e quando sono arrivati anche loro tre vicino hanno visto come noi circa 500 metri sulla collina, dove adesso si trova la statua, hanno visto una donna con abito lungo, un vestito grigio, aveva un velo bianco, aveva un bambino in braccio e faceva un segno di avvicinarsi. Tutti hanno visto che la Madonna chiamava di avvicinarsi, invece, come dice lei, la paura ha vinto, siamo scappati a casa. Non siamo andati sulla collina. Alcuni dei veggenti sono scappati a casa sua subito, alcuni altri con i vacas, tornando verso la casa, entrano in paese, sulla destra la prima casa c'era una decina dei maschi, che uno di loro si chiamava Giovanni, faceva un onomastico, e da noi quando c'è la festa si mangia e si beve. Erano dentro e loro tre entrano in questa casa e con la paura, con lacrime, cominciavano a raccontare a loro 10 maschi dentro che cosa hanno visto. Pensa un po' che Ivanka, Miriana e Vizka entrano lì e dicono, ma abbiamo visto la Madonna sulla collina. Per noi era un peccato grave dire una cosa così. Certo. E dicono i veggenti, mi ricordo, che erano le mele sulla tavola, e mentre abbiamo noi raccontato che abbiamo visto la Madonna, loro hanno preso le mele e hanno tirato verso di noi. Ci va che mi ricordo molto bene una mela che mi è toccata la testa, perché era una cosa pericolosa. Non puoi dire una cosa così. E ha detto, andate a casa vostra e non dovete mai dire a nessuno quello. I veggenti sono andati a casa sua e loro hanno cominciato con la festa. Ivanka arriva a casa sua, trova la nonna, perché la mamma è morta 2 mesi prima, trova il fratello e sorella, e cominciava a raccontare anche a loro quello che è successo, e la nonna, come la nonna prudente, dice, ma tu sicuro hai visto qualcuno che portava le pecore? La Madonna non può apparire. Invece ogni parola che diceva sua sorella e suo fratello prendevano in giro. Era più lunga la notte che hanno avuto i veggenti. Perché? Perché quando rimani da solo, con il buio, c'è la vera fantasia, e non capisci se sei normale o sei impazzito, cosa succede, ma come mai? Perché qua non si sapeva che esiste lui, che esiste Fatima, e tu hai visto quello che ha visto, ma non capivano. Alcuni di loro hanno avuto paura, hanno chiuso la porta dei veggenti. Il giorno dopo era un giorno normale, il 25, era giovedì, si andava la mattina presto a lavorare, già come la gente si incontrava sotto la collina, cominciavano a raccontare, hai sentito quello, hai sentito quello, e già i primi che hanno sentito quello che è successo erano i parrocchiani da quel posto. E dopo, come loro andavano a altri paesi, raccontavano agli altri. E già secondo giorno, il 25,
I veggenti dicono che hanno sentito un bisogno, un invito di ritornare ai piedi della montagna per vedere se si vede qualcosa. Invece le persone intorno a Medjugorje già hanno sentito cosa è successo e sono arrivate. Così già quel secondo giorno erano tante persone in piedi della montagna. Sono arrivati i veggenti, ognuno di loro è accompagnato con qualcuno. Siccome Ivanka ha perso la mamma 2 mesi prima, è la sua nonna che è venuta con lei. E dice Ivanka, la nonna mi tiene forte per la mano e mi dice, qualsiasi cosa tu vedi su, io non ti lascio che vai. Perché ha perso la figlia 2 mesi prima e aveva paura per anche nipote. Invece al momento, quando sei veggenti, per la prima volta hanno visto la luce sulla collina, perché prima che appare la Madonna, anche adesso è uguale, loro 3 volte vedono la luce, come pesce, 3 volte, e dopo appare la Madonna. Diceva anche, quando noi abbiamo visto 3 volte la luce sulla collina, e quando è apparsa la Madonna, nessuno non poteva fermarsi. Andavano così veloce sulla collina, che nessun altro, chi correva, veniva dopo, e si fermano davanti alla Madonna. Dopo io ho parlato con tanti veggenti, ognuno racconta come si ricorda. Ivan mi ha detto una volta, sono venuto circa 5-6 metri lontano dalla Madonna e bloccato lì, lo vedo, ma avevo paura di avvicinarsi, c'era qualche forza che mi tirava avanti e sono andato in ginocchio davanti a lei. Diceva anche come correva, subito si ferma davanti alla Madonna, come gli altri, dipende, ognuno è diverso. Dopo sono arrivati anche gli altri, che erano accanto loro, ma gli altri non hanno visto nulla, soltanto loro 6 hanno visto la Madonna. Il primo messaggio che la Madonna ha dato a loro è stato quello, cari miei angeli, non avere la paura, io sarò con voi, io vi proteggo. Si vede che la Madonna, vedendo loro gli occhi, ha capito che hanno tanta paura. E da quel giorno, come dicono loro, fino adesso, senza suo aiuto, senza aiuto di Gesù, non potevano sopravvivere per i 42 anni. L'avventura comincia lì. Dopo scendono giù, già si racconta tutto quello che succede, il terzo giorno arriva a metà del paese, è normale. Io prima volta, quando ho sentito io quello che è successo, era il terzo giorno, era venerdì pomeriggio, ero davanti a casa mia, passa un anziano e quando ha visto noi ha detto solo una informazione che lui ha sentito un'ora prima. Ho sentito che alcuni bambini hanno visto la Madonna sulla collina, la prima che io ho sentito. Non capivo cos'è, cioè pensavo forse hanno visto una immagine, un quadro, non potevo immaginare che hanno visto una persona viva come è. Giorno dopo era sabato, già si raccontava quello che è successo in paese, sei curioso. Pomeriggio mio fratello e gli altri venivano a piedi, ma non si capiva cos'è. Io con altre 2 persone abbiamo deciso di rimanere a casa e da casa guardare un po' la collina per vedere cosa succede. Prudenza. Abbiamo visto verso le 5, già erano tantissime persone su, non spara nessuno. Curiosi, abbiamo detto andiamo anche noi a vedere cosa succede lì. E siccome si doveva andare a piedi, sono 4 chilometri, dopo 2 chilometri, più o meno sopra il cenacolo, come siamo andati in piedi, abbiamo visto che tutti scendono dalla collina. Erano, come oggi, 40 gradi. Noi abbiamo pensato che era una fregatura, troppo caldo, vedi che non c'è nulla. La Madonna è rimasta in paradiso. E non siamo venuti fino qua, siamo tornati a casa. E abbiamo detto al nostro genitore, non è successo tutto il posto, tutti sono scesi. Invece ritorna mio fratello con gli altri, che era sulla collina, a casa, e racconta quello che è successo. Che di nuovo loro 6 sono stati sulla collina, che di nuovo è apparsa la Madonna, che di nuovo metà di loro che erano presenti hanno visto una luce che scende dal cielo, non tutti, metà. E allora già mentre loro hanno raccontato, quella notte non ho dormito dalla paura. E giorno dopo si fa la messa, e pensate un po' dopo la messa, si raccontava tutto questo, visto quello, quell'altro, visto quello, già tutti sono ritornati, anche io sono venuto la prima volta il 5° giorno qua. Mi ricordo che ero dove c'è quell'incrocio qua adesso che porta verso casa di Giuca. Ero lì con altri 10-15 amici. Sapevo tutti i ragazzi perché a Medjugorje era solo una scuola elementare media, ma non sapevo chi sono i veggenti. E mi ricordo il momento quando arriva quella ragazza, Maria, una di loro 6. Arriva davanti a noi e un ragazzo che era vicino a me ha detto lei è una di loro 6 che dice che vede la Madonna. Sapendo, io non sapevo chi sono gli altri veggenti né dove sono, ho scoperto il giorno dopo che già quel giorno, 5° giorno, non potevano stare insieme perché la polizia che li seguiva e hanno deciso loro andare a diversi posti lungo la strada e quando appariva la Madonna correre su. È stato strano anche quello, che erano a diverse distanze i veggenti e come correvano si incontravano nello stesso secondo davanti alla Madonna. Io non sapevo dove erano gli altri, so che dove era Maria, che era davanti a me. E avendo un veggente davanti non ho più. Io pensavo, se sarò vicino a lei, lo vedo anch'io.
cosa fa? E mi metto davanti a Maria, guardo gli occhi di Maria, ci volevo capire che cosa tu vedi. Io mi ricordo che quel momento non si può mai dimenticare. Lei guarda verso la collina, tutti noi intorno, in un momento tu vedi solo gli occhi che si allargano e Maria dice, eccola la luce. Cioè tu capisci che lei vede qualcosa. Io guardavo come tutti gli altri, io la luce non l'ho vista. Di nuovo guardo lei, non passa 3 secondi e lei dice, la Madonna. Sapete che in croato come si dice? Gospa. Gospa. Al momento quando lei ha detto la gospa, c'è il cuore ti batte a 100 all'ora perché vuoi anche vedere tu. Io non vedo nulla. Vedo solo che Maria cominciava a correre, erano solo le pietre e i rovi, basta. Lei andava verso la collina, perché lei ha visto la Madonna, che ha fatto un segno di avvicinarsi e andava verso la Madonna. Io non ho visto nulla e potevo solo seguire lei, come tutti gli altri, pensando si ferma dopo 20 metri così saremmo vicini anche noi. Mi ricordo che sono rimasto un po' arrabbiato, perché una ragazza di 15 anni non è che poteva correre più veloce di me. È normale questo, invece tu vedevi una ragazza che andava così veloce, che era impossibile seguirla. Dopo domani mattina vedrete com'è la strada, come sono le pietre. E se uno di voi vuole correre verso la collina, e mentre corre se non guarda la strada, le pietre cosa succede? Succede che devo portarlo da un dentista dopo, cade sicuro, non si può correre se non guarda le pietre. Ma io ho visto che Maria, mentre correva, non guardava la strada. Cioè mentre correva guardava sempre verso la Madonna e non cadeva, come non so. Dopo, siccome erano tanti rovi, normalmente se corri sulla collina cerchi di evitarla. Invece lei andava in mezzo ai rovi. Ho visto quello. Andava in mezzo ai rovi e non si faceva male, come non lo so. Mi ricordo che sono arrivato come tutti gli altri, qualche minuto dopo sulla collina, abbiamo già incontrato 5-6 mila persone che erano su, il centro era un posto vuoto dove erano 6 degenti, già in ginocchio. Ho visto il momento quando si buttano in ginocchio, vuol dire quando comincia l'apparizione. Ho visto il momento quando finisce l'apparizione, solo questo. La Madonna non l'ho visto. E come tutti gli altri, guardavo il sole, guardavo il cielo, guardavo verso il cuore perché volevo un segno. Finisce l'apparizione, di solito era Vizca l'ultima, che diceva al nostro cappellano o qualcun altro che era accanto a lei che cosa la Madonna ha detto e lei diceva a tutti noi. Era così, in diretta, senza Rai, eh. È stato bello. E dopo finisce l'apparizione e non vuoi più scendere giù. È una cosa normale, si raccontava sempre quello che è successo. Il primo mese noi siamo rimasti sempre sulla collina, fino al 5 del mattino. Perché? Perché tante volte alle 11, a mezzanotte, all'una, ritornano i veggenti, c'era l'apparizione di non sulla collina e si vedevano tanti segni. E chi vuole tornare a casa? Perché abbiamo pensato, forse è l'ultima apparizione e non vuole dormire. Dopo un mese è un po' di sonno, una cosa normale. È una maratona adesso. Ma era così, era bello, perché tutta la notte si cantava, si pregava. Sulla collina, dopo arrivano i veggenti, mi hanno raccontato uno che è morto, uno che ha un uomo sotto la collina, si chiama Marinco, che ha protetto i veggenti i primi giorni. L'una apparizione a luglio 81, dice, erano sulla collina, io quella notte non ero, erano una centina, 200 persone. Lì dove c'è adesso la statua era un buco grande, perché chi veniva portava le pietre e la terra, così è rimasto un buco. Verso l'11 arrivano i veggenti, due veggenti, si mettono in ginocchio davanti al buco e cominciano a pregare sette padre a memoria. Prima della presenza sempre fanno quella preghiera. In un momento tutti che erano sulla collina hanno visto una pala che esce dal cielo, cioè immagina sei sulla collina, il cielo stellato, un momento tu vedi una pala che esce dal cielo e cammina come cometa, va verso di te e cade in quella buco davanti a te. E quando è caduto, dicono, in quella luce che hanno visto, che al buco hanno visto 1000 stelle intorno, come una bomba che cade. Sono spaventati, pensando che muoiono. Invece hanno sentito solo i veggenti che dicono la Madonna e il silenzio totale. Chi stava quella sera sulla collina poteva vedere questo. Io non so dove ero. Se sapevo, no, anch'io. Come qualche giorno dopo, il 2 agosto 81, è uguale, perché di solito si andava sulla collina, è una cosa che non si riesce a spiegare, la bellezza, la gioia e la pace che tu senti sulla collina. Dopo, quando arrivano i veggenti, quando vedono un segno, cioè, ti sembra poi anche morire, quindi che sei in paradiso. Il 2 agosto 81 è stata anche un'apparizione un po' diversa dagli altri. Perché? Perché la Madonna ha detto a Maria di non andare sulla collina, che gli aspetto sotto in campo. E loro volevano
perché era in mezzo, io ero quella sera sulla collina, abbiamo aspettato i vicini, non sono arrivati. Sempre sbaglio, eh? Yeah. E non abbiamo capito come mai non sono arrivati, invece qualche giorno ho scoperto cos'è successo. Allora, sapendo che i veggenti non vanno più sulla collina quella notte, ma loro non è che potevano avvisare a tutti, c'era passaparola, io mi fido di te, dico stasera se vuoi vieni, noi saremo lì, e soltanto una trentina delle persone erano con loro. E loro hanno preso quella strada lì, che loro erano una asfaltata, volevano allontanarsi un po' dalle case, qua dove siamo noi non c'era l'albero, non c'era nulla, era tutto un prato. E si fermano in quel giardino davanti, avete visto che c'è una statua piccola lì, sì. Adesso. Si fermano lì perché erano abbastanza lontani dalle case, e così la polizia non sente quando si prega. E normalmente i veggenti stanno con tutti gli altri, cominciano a pregare Padre Aven Gloria 7 volte, e al momento dell'apparizione si buttano in ginocchio. È stato anche così, erano Maria e Maria, due veggenti. Quando i veggenti si buttano in ginocchio, con sguardo verso l'altro, tutti intorno si stanno in ginocchio, e si aspetta che finisce l'apparizione, dopo si rialzano e raccontano quello che è successo. Invece qua è successo che durante l'apparizione i veggenti si alzano e dicono quelli che erano intorno, la Madonna ha detto chi vuole può toccare il suo vestito, che non è mai successo prima mai dopo. Pensa un po', se adesso c'è un veggente qua e ti dice se vuoi puoi toccare la Madonna. C'è la prima domanda che ti arriva, è come, non lo vediamo. Così l'uomo che è stato davanti a loro ha detto, ma come possiamo toccare, non la vediamo. I veggenti hanno detto, fate due file, vi avvicinate a noi, noi vi prendiamo per la mano e avviciniamo la Madonna. Così è stato. Che uno dopo l'altro si avvicina, vai davanti alla veggente, lui ti prende per mano e dice, adesso tocchi la Madonna. Tu non vedi nulla, ma quando lui dice, adesso tocchi la Madonna vestito, tu senti i brividi sotto il braccio. E sai che tocchi qualcosa strano. In un momento i veggenti hanno detto basta, non toccate più, e le persone hanno detto ma come mai, perché? Perché alcune persone mentre toccavano il vestito hanno lasciato le macchie sul vestito, e per loro era triste vedere la Madonna col vestito sporco di queste macchie, e i veggenti hanno chiesto alla Madonna ma cosa sono quelle macchie che hanno lasciato le persone, e lei ha risposto sono peccati non confessati. Pensa un po', sono peccati non confessati. E durante quell'apparizione la Madonna ha detto che non c'è neanche un uomo che non ha bisogno almeno una volta al mese andare a confessarsi. Il giorno dopo i nostri sacerdoti hanno chiesto cos'è successo, perché davanti a ogni sacerdote erano 100 parrocchiani. Ognuno, quando ha sentito quello, doveva andare a confessarsi. C'è la Madonna ha insegnato a noi che cos'è confessione, che cos'è perdono, perché io incontro anche adesso le persone che mi dicono io mi confesso da solo davanti al mio crocifisso. È comoda però, non è valida. Senza sacerdoti non c'è questo dono. Per quello vi consiglio, approfittate in questi 3 giorni, avete già un santo con voi, sacerdote o beato. Se no, intorno alla chiesa ci sono i sacerdoti che confessano, basta vedere dove è scritto in italiano, andate lì e confessate. Se c'è qualcuno che vuole confessarsi davanti a un croato è più facile, non ti capisci la soluzione, non provare così, non è valido. Non è valido. Comunque fate questo. La Madonna ha insegnato a noi quella apparizione che cos'è quel dono. Io incontro, ultimo tempo, tanti pellegrini che dopo tanti anni vengono qua e si confessano qua. È bello vedere questo. Avevo una coppia l'anno scorso, marito e moglie, sono arrivati a Medjugorje per sbaglio perché hanno cercato un posto turistico. Volevano copiare gli anni e sono arrivati qua e cosa trovi a Medjugorje? Niente, trovi 1000 persone che pregano, sole 40 gradi, le colline senza ascensore, e loro hanno già pagato l'albergo, allora hanno chiesto una guida, per caso sono stato io con loro, l'ho portato sulla collina, mia figlia su Križevac, e l'ultimo giorno lui mi dice che vuole andare a confessarsi. Ero curioso di sapere quando ho fatto l'ultima confessione, e mi ha detto, sai, io ho fatto prima comunione e l'ultima, da 12 anni non sono più andato in chiesa, 12 anni, e adesso ha 74 anni, più di 60 anni non è più andato in chiesa, e per sbaglio arriva qua e sente quel bisogno di andare a confessarsi. Ho chiamato Don Vincenzo, un mio amico, l'ho portato dentro. Prende il giorno libero, L'ho portato dentro, io ero curioso di aspettare per vedere quanto tempo rimane. Già dopo mezz'ora ho chiamato ambulanza, o per lui o per il sacerdote. Comunque è stato un'ora e mezzo dentro. Quando è uscito fuori, è strano, e già il viso cambia.
il sguardo cambia quando non si confessa, si capisce questo. E con altri mi hanno detto, sai, è vero, 60 anni non mi confesso, ma io quando ero piccolo pregavo sempre con la mia nonna. Avevo 5, 6, 7 anni, sempre con la nonna pregavo e dopo mi sono allontanato. Ma si vede che le preghiere che la nonna ha fatto non hanno lasciato che lui si perde per sempre. Dopo 60 anni gli hanno tirato indietro. Ecco perché è importante che voi pregate con i vostri nipoti, che non si perdano. Che paradiso è se un giorno tu finisci lì che mancano i tuoi figli. Che tristezza per una mamma vedere questo. Davvero dobbiamo trasmettere la fede ai nostri figli, come i nostri hanno trasmesso a noi. Perché non è stato comodo mai essere credente in questa zona qua. 400 anni, qua era ottomano turco, 400 anni. E se volevi avere la comodità, tutto, prendi Islam, hai la casa, hai la terra, hai tutto. Invece non sei più cattolico, invece la gente è rimasta cattolica. Quanto hanno sofferto? 70 anni durante il comunismo è stato uguale. Chi voleva diventare comunista era vietato andare in chiesa, ma il lavoro era casa e tutto. La gente è rimasta cattolica. La fede non si vende mai. Ecco perché tanti sono andati in Germania o in America, in Australia a lavorare, la moglie rimaneva qua con i bambini e invece lui andava a lavorare perché qua non trovava lavoro. Papa De Witzke ha lavorato 40 anni in America. Papa De Giucca è stato in Germania, ha lavorato come altro. E la moglie e i bambini sono stati qua. Quanto ha sofferto Papa, la famiglia di Witzke, perché suo papà lavorava in Germania per 40 anni e quando è successo che Witzke è uno dei sei veggenti, lui ogni anno veniva una o due volte a casa, stava con la famiglia, invece quando è successo che è apparsa la Madonna, a sua figlia per 5 anni non poteva tornare qua, perché gli hanno già avvisato se passi la frontiera ti prendono il passaporto e non puoi più tornare lì. Avendo 8 figli qua che dovranno mangiare, non è stato facile. Quante volte la mamma di Witzke ha detto a Witzke, ma sai che tuo papà non può venire, se non è vero sai quanto soffriamo tutti? E sempre la risposta di Witzke era, mamma è vero, la Madonna è apparsa. Per quello state un po' attenti se giudicate i veggenti. È facile passare davanti a casa di uno e dire, ah vedi questo. Dovete capire, o venire 42 anni fa per capire com'era essere un veggente o la famiglia di un veggente. Quanto hanno sofferto loro? Quanto hanno sofferto loro? Anche adesso. Non hanno una, io posso fare quello che voglio, perché non sono un veggente. Invece se passa un veggente qua, non può fare, perché soprattutto gli italiani lo fermano subito. E non ha libertà. Miriana, poveretta, lei stava a Sarajevo, abitava lì, è venuta qua, è successo quello che è successo. In agosto 81 arrivano due polizie segrete a casa sua, lo prendono in macchina blindata e lo portano via. Lei pensava che lo uccidono. Dopo 2 ore di viaggio si apre la macchina e lei ha capito dove hanno portato. Davanti a casa sua a Sarajevo. Gli hanno preso il documento e dice tu non puoi più andare lì. Noi finiamo con i miei giovani. Gli hanno lasciato dove abitava a Sarajevo. Non era stato facile con lei vivere in mezzo agli atei, comunque è la sua croce che ha portato. Qualche giorno dopo, primo di settembre, si va a scuola, lei già andava nella scuola superiore e andava a sua classe dove andava prima, davanti alla scuola era l'aspetta direttore della scuola e dice tu non hai più posto qua, vattene via. Con 600 scuole che erano a Sarajevo, nessuno non la accoglie. Soltanto gli hanno lasciato se vuole andare a scuola con i... Era una scuola dove erano tutti problemi, diciamo, che erano minori e non potevano finire in galera, li hanno messo insieme con lei. E lei 2-3 anni stava con loro. Che motivo può avere una ragazza, se non è vero, di soffrire così? Invece, come dice Witzke, mamma, è vero. È una cosa che è successa e che succede ancora. Io non ho i dubbi che questo è vero. Perché vivo questa esperienza 42 anni e so 1000% che la Madonna è apparsa, che è ancora apparsa. Ma dico, la tua fede non deve dipendere se Medjugorje è vero o no. A me non piace quando vedo sul TV che mettono uno che parla per Medjugorje e uno contro e litigano 2 ore, non ha senso quello. Perché la tua fede non deve dipendere se Medjugorje è vero o no. Se domani tutti i 6 veggenti mi dicono che non hanno visto mai la Madonna, la mia fede non cambia neanche un millimetro. Perché non è appoggiato su quello che dicono gli altri. O lo senti o non lo senti. Per questo io non capisco oggi quando uno mi dice io sono credente non praticante, ma chi sei? Meglio che sei ateo. Dico così, meglio che sei ateo. Meglio che sei ateo. Io conosco tanti atei convinti che hanno cambiato la vita in Gesù, tanti, che mangiavano i preti. Sono arrivati qua, dicendo io scopro chi prende in giro tutto e dopo riceve la grazia, comincia a piangere sulla collina, si confessa e dopo parla solo di Medjugorje un po' noioso. È così. Invece tanti dicono io sono credente, ma perché quella società è così non voglio andare in chiesa.
Ma dove trovi la forza per superare le prove che abbiamo tutti nella vita? E no, non trovi. Una macchina senza benzina non va, può essere più bella nel mondo, ma se non c'è il gasolio, non cammina. Questo vale per tutti. Pensa un po' che i veggenti hanno detto che viviamo i tre tempi. Quel tempo che viviamo ancora è tempo della grazia. Con la pandemia, con la guerra, è tempo della grazia. Quando finirà quel tempo, comincia il tempo delle prove, che è il tempo dei 10 segreti. Pensa un po'. Se adesso con il tempo della grazia io non voglio andare in chiesa, non voglio pregare, non voglio vivere 10 comandamenti, che cosa dirò quando arriva il tempo della prova? Per quello pensiamo un po'. Pensiamo un po' perché si è arrivato proprio adesso a Medjugorje, prima volta dopo 42 anni, non è per caso. Io credo che la Madonna ha preparato tanti doni a voi, dipende da te se vuoi prenderli o no. E devi svuotare un po' il cuore, se vuoi fare spazio, che il Signore ti può dare il dono. Per quello vi consiglio oggi, o domani, o dopodomani, cercate, o 2 ore, 5 minuti, dipende, quando avete fatto l'ultima confessione, ma vi confessate. E lasciate tutto a lei, non pensare proprio. Perché qua sono successi più di 600 documentate in guarigioni, le persone che sono guarite invece voi. Cioè, quanti hanno cambiato la vita? Una delle guarigioni sentiamo tra poco, alle 10:30, andiamo a Cognato di Vizca, che è un ragazzo giovane che hanno scoperto una malattia grave, che nessuno non può vivere più di 2 anni quando ha quella malattia. E c'è successo, dopo lui vi racconta la storia, che è successo che la Madonna ha detto che guarirà, è guarito. È una storia che lui vi racconta. Peccato che non c'è quell'uomo che c'è qua, nella immagine questa, è un mio vicino, che 81, era cieco. E lui non poteva venire sulla collina come noi, perché tutti noi ragazzini, cioè, lavori tutto il giorno, vai sulla collina, corri, sei lì, invece lui era cieco, lui rimaneva a casa. E i primi giorni, proprio lui diceva a suo nipote che veniva con noi, ti prego, dove dicono che appare la Madonna, prendimi un po' di terra, un po' di pietre. E lei si è ricordata, ormai l'unica cosa che non manca sulla collina sono le pietre. Ha preso qualche pietra, un po' di terra, e tornando a casa ha detto solo, nonno, ti do quello che hai cercato. Lui ha preso questa mano destra, ha tenuto tutta la notte in mano, è rimasto sveglio a pregare, gli altri sono andati a dormire. Di solito al mattino la moglie porta l'acqua per lavarsi e lui, prima di lavare il viso, quello che aveva in mano, mette nell'acqua, lava il viso pregando, credo, e quando si alza dice la moglie, ma io ti vedo, ma come mi vedi? Hai la gonna con i fiori, sei scalza, racconta tutto. Siccome lui fumava tanto e non vedeva, aveva tante ferite sulle dita. E la prima cosa che la moglie ha notato erano le mani pulite. E quando loro due hanno capito che è successo un miracolo, hanno cominciato a urlare dalla gioia. Io conosco tanti che sono guariti e so che quando riceve un dono così grande, non puoi stare fermo, urli dalla gioia. Anche loro hanno chiamato i vicini, i sacerdoti, i cugini, tutti, perché era un segno anche per noi. Perché tutti lo conoscevano come uno che non vede, adesso vede. Cioè vuol dire che è vero quello che è successo. A casa sua, il giorno dopo, chi arriva? Polizia, perché anche loro hanno sentito quello e hanno mandato polizia, 2 poliziotti, sono arrivati a casa di quell'uomo, gli hanno detto solo, tu devi stare zitto, non devi dire nessuno quello che è successo. E lui stava un po' in silenzio, dopo dice, ma se io dico questa bugia, forse dopo rimango cieco. Io finché sono vivo racconto tutto. Per questo i primi pellegrini che sono arrivati a casa a Medjugorje volevano andare a lui, a casa, e sentire da lui la sua storia. E da quel giorno si prendono le pietre sulla collina, che tutti che arrivano a Medjugorje, prima di scendere, portano una pietra come un simbolo, e sono già state benedette e portano a casa. Perché un giorno, quando arriverà il segno sulla collina, che è il terzo segreto, pensate un po' che voi nella vostra famiglia, nella vostra casa, avrete un piccolo pezzo di questa montagna, quando sarà importante. Ho visto che alcune signore prendono anche le pietre grandi, vi raccomando, se le legate con i mariti lasciate a parte, sono pericolose, sono piccole. Domani saremo sulla collina, domani mattina, prima di scendere potete prendere una pietra, 2 quanto ne volete, e portare a casa. Non è vietato, perché l'unica cosa che non manca sono le pietre. Dopo pomeriggio si va a Schumanzi, fa parte della parrocchia, una chiesa dove c'è un quadro di Gesù Misericordioso che hanno regalato alla nostra parrocchia, dove già un uomo è guarito pregando davanti al quadro.
dopo vi raccontiamo quella storia lì, c'è la storia sopra nel periodo scritta, e stasera si ritorna qua, se tutto va bene, viene oltre 6 veggenti, sono due ragazze. Sono due ragazze che hanno avuto la locuzione interiore, Elena e Mariana. Tramite loro due la Madonna ha guidato un gruppo della preghiera qua per tanti anni, dove ero anch'io, e 3 volte a settimana si incontravano, abbiamo avuto incontro, e ogni volta quando finisce incontro, tramite Elena o tramite Mariana, la Madonna dava un messaggio per noi. L'ha guidato così come un gruppo scuola della preghiera. Mi ricordo molto bene un messaggio che nell'83 la Madonna ha dato tramite Elena, che adesso si capisce. 83 la Madonna ha detto un messaggio più o meno questo: cari figli, è tempo della grazia, aspetta che cerco di tradurre nella testa prima, così riesco a dire a voi, perché quei messaggi non sono scritti, sono sempre dati solo a noi, che non sono pubblicati. Vi sembra uguale se siete coperti col mio manto o no? Perché è tempo della grazia, anche se uscite fuori da quella protezione, siccome è tempo della grazia è facile ritornare indietro. Ma ha detto, cari figli, un giorno le porte si chiudono, chi rimane fuori si perde per sempre come Giuda. Avete capito? Non aspettare segno sulla collina, perché la Madonna già ha detto, quando sarà il segno sulla collina sarà tardi. Sarà tardi. Io non so che cosa significa quello che le porte si chiudono, vuol dire non sarà tempo della grazia, e se non sei in grazia, se non sei coperto con il suo manto, non riesci a salvarti. Noi abbiamo capito molto bene durante la guerra qua, perché domani andando alla seconda stazione vediamo una croce, dove è stata un'apparizione a Maria, terzo giorno, 26 giugno 81, dove Maria ha visto la Madonna con le lacrime negli occhi, e con le lacrime la Madonna ha dato un messaggio. La pace, la pace, la pace. Solo la pace dovrà regnare tra Dio e uomini tra uomini. Perché quel giorno, quell'ora, la Madonna ha chiesto quell'anima di pregare per la pace, noi abbiamo capito esatto 10 anni dopo, quando è cominciata la guerra da noi. Molto bene abbiamo capito quel messaggio. 10 anni dopo. Perché la Madonna viene dalla Trinità, dal futuro, e sa che cosa si avvicina. Invece noi abbiamo pregato per tutti gli altri, non per noi. Invece la guerra è arrivata a casa nostra. Perciò dobbiamo stare attenti. Se guardiamo gli ultimi messaggi, vediamo che sono severi. Se guardi quel messaggio, la guerra in Ucraina comincia il 24 febbraio l'anno scorso, un giorno dopo, il 25, la Madonna tramite Maria dà il messaggio, Satana è sceso sulla terra con l'odio, con la morte e la paura, e si vede questo. Ma non sappiamo dove finirà questa guerra. Ecco perché dobbiamo stare attenti. Con la preghiera tu riesci a allontanare il male dalla tua famiglia. Con il digiuno non devi avere la paura del male. Invece tante volte non vogliamo pregare e siamo pieni della paura. È vero? La pandemia che cosa ha fatto? Ha lavato il cervello, tutti. Hai paura del tuo vicino, tutti hai paura. Non è una cosa normale. Che cosa arriva domani, che cosa hanno preparato, non sappiamo. Perché però chi sta in grazia, chi sarà coperto con questo manto, non deve avere la paura. Come spiegare che durante la guerra tutti i paesi intorno a Medjugorje sono stati bombardati e solo Medjugorje no? C'era una protezione, c'era qualcuno che pregava. Una mucca. È successo che mi sono spaventato anch'io, perché ho visto due aerei come avvicinano da quella parte, arrivano, ho visto quando hanno buttato i missili, quando bombardano, e hai paura perché non sai dove cadono i missili, invece i missili sono caduti appena fuori di Medjugorje. E qualche anno dopo abbiamo scoperto noi cos'è successo quel giorno, perché padre Oso, che è stato parroco 81, parlava sempre di Medjugorje, andava fuori a tutto il mondo a fare le conferenze, dopo la guerra va in Australia, rimane 20-30 giorni lì, fare tanti incontri, e quando ritorna qua lui ha raccontato a noi che dopo un incontro in Australia, dice, si avvicina un uomo che, sapendo che padre Oso viene da Medjugorje, racconta la sua storia. E l'uomo ha detto, sai che a luglio 93 io ero pilota, avevo compito con mio collega bombardare la tua chiesa, e siamo arrivati sopra Medjugorje con due aerei, è successo che la chiesa non abbiamo visto, che era tutto bianco, coperto con la nuvola di bianco. La nebbia da noi non c'è mai, non è come in Italia. Invece per loro era tutto bianco. Si vede che c'era un manto che ha protetto quel posto qua. Perché? Perché la Madonna aveva un altro progetto con questa chiesa. Non è che voi dovete vendere la casa vostra e spostarsi a Medjugorje di essere protetti, ma cominci a casa tua a pregare. Rosario, e se c'è una persona in famiglia che prega rosario, tutta la famiglia sarà protetta. Allora dipende da te.
se tuo marito, tuo figlio non vuole sapere, fai tu per lui, e sarà anche lui prima o dopo ritorna. Se non c'è nessuno, si perde. Avete capito? Non è un scherzo quello che succede. Viviamo in tempi. Dopo stasera Elena, quando viene, siccome sta a Međugorje, io ho chiesto ieri se puoi venire, fare una testimonianza, così lo invitiamo a cena con voi, e dopo lei vi racconta un po' la storia di quello che hai detto, Padre Ciro. La sua storia da quello che hanno avuto loro, e anche siccome lei ha studiato a Roma, di altre cose, molto, molto bella quando lei racconta. Grazie per questi dottorati in teologia. Sì, sì, sì. Questa sera vedremo anche un intervento biblico sulla sua tesi di Apocalisse. Sì, sì. Che siamo già molto interessanti. Dopo, guarda, a me piace sempre consigliare alle persone di vivere i messaggi della Madonna, perché dall'81 fino adesso lei sempre dà il messaggio. Anche i primi 3 anni io ho messo in quel libro quei messaggi, perché dico, la Madonna non è che stava zitta, alcuni io volevo metterlo. Dopo dall'84, ogni giovedì fino all'87 dava tranquillario per la parrocchia, dall'87 fino adesso ogni 25 del mese. Lo chiamo antibiotico, che l'ho detto. Ogni 8 ore legge un messaggio e allora ti dà la risposta. È vero, proprio ti dà una risposta. Avevo un amico che viene spesso a Međugorje, lo piace a Međugorje, lo piace pregare, ha solo un difetto, che non capisce perché si deve digiunare. Solo questo. Comunque, sono andato con lui sulla collina. E io dico sempre, quando si va sulla prima, come noi facciamo domani, ogni stazione si legge un messaggio. Ho detto, prova a vedere cosa la Madonna ti dice in quel momento. E lui si ferma un po', apre così a caso, primo che trova, comincia a leggere. Cari figli, vi invito a digiuno e a preghiera. E quando ha letto digiuno, chiude, posso riaprire? No. E mi piace sempre fare un messaggio quando siamo così insieme, per capire un po' che cosa la Madonna dice a quel gruppo, per loro. Questi libri ce l'hai? Questi libri ce l'hai? Apri a caso un messaggio. Più avanti, tutti sono personali. Più personali. Messaggio del 13 marzo del 1986. Cari figli, oggi vi invito a vivere la Quaresima con i vostri piccoli sacrifici. Grazie per ogni piccolo sacrificio che mi avete offerto. Cari figli, vivete così anche in avanti e con l'amore aiutatemi a offrire il sacrificio. Dio ve ne darà il premio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Sacrifici. Ci voglio fare con il cuore. Domani sera c'è giovedì. Sapete che uno dei veggenti prega per i giovani e per i sacerdoti, e lui sempre lascia la cappella libera per i sacerdoti, perché se domani sera puoi andare alla cappella di Ivan e assistere all'apparizione. Puoi portare l'indizio nel GTA. Possiamo andare? No, solo voi. Solo consacrati. Se ti vesti come la sola, forse passa. Avete qualche domanda, qualcosa che vi interessa? Sì, volevo sapere. Cioè, la tua vita, che cosa è? Qual è la cosa? Com'è cambiata la tua vita? La mia vita, devi spegnere il cellulare. Perché le cose intime.